Gara particolarmente sentita da tutte e due le tifoserie, questa è una di quelle partite che tutti vorrebbero giocare. Juventus che affronta il Milan. Benvenuti amici a questo attesissimo Juve-Milan da Pierluigi Pardo e Lelia Dani. Si rinnova dunque una delle rivalità più sentite nel nostro calcio, bianconeri e rossoneri, spesso protagonisti di duelli entrati nella storia. Si gioca, lo vedete, in un Allianz Stadium gremito. Entrambe le tifoserie sentono in maniera particolare questa sfida, Pier. Juve che ha dalla sua il fattore campo, e non è poco, cosa che potrebbe darle un vantaggio importante, almeno sulla carta. Juve che manda in campo questa formazione. Scelti fra i pali, Rakitic insieme a Zakaria sulla linea dei centrocampisti e un solo riferimento offensivo in avanti. Titolare del Milan, 4-3-3 ampio con le due ali a supporto della punta centrale, giocano a specchio le due squadre quest'oggi. La differenza la faranno i singoli, Pier. Io mi aspetto una bella sfida a distanza tra gli esterni offensivi, le sovrapposizioni, i tagli potrebbero creare più di qualche imbarazzo alle difese. Si comincia con il Milan in possesso di palla. Viene avanti palla al piede. Supera l'avversario. Folland! La blocca senza problemi il portiere. Fortunato, si è ritrovato il pallone tra le mani, ma è un'occasione sprecata. C'è spazio per Di Maria sulla fascia. Prova il pensieri del portiere. Super parata qui. Sceglie l'appoggio. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Occhio a Di Maria. Rakitic. Magnon, grande intervento. Intervento provvidenziale, ha tolto la palla dalla porta. Palla messa in mezzo da Rakitic. Magnò, senza problemi. Di Lorenzo. Difensore
giocatori puntati sulla prestazione di Leao, sua straordinaria capacità in progressione. Valverde, 1-0, partenza aggressiva e il gol è già arrivato. Replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. La messa dentro da pochi passi, era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Si riprende a giocare, punteggio che vede ora la Juve sotto di un gol. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Kimpembe. Malasia. Folland. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Jordi Alba. Jordi Alba. Attenzione a Jordi Alba. Altro pallone per Jordi Alba. È tutto solo qui Chiesa. Si supera il portiere. Sembrava un tiro a botta sicura questo. Ma ha reagito in una frazione di secondo. Vuole il tocco corto. Palla in out, sarà rimessa laterale. Può riportarla in parità. Occhio al pallone giusto. Nessun dubbio, sarà calcio di rigore che potrebbe valere il pareggio. La panchina chiedeva anche un provvedimento disciplinare, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Credo che alla fine abbia preso la decisione giusta, fischiando solo il rigore. L'ammonizione secondo me sarebbe stata eccessiva. Occasione da non fallire, può essere il gol del pari. C'è il gol, freddissimo dagli 11 metri. Pareggiato, dunque 1-1. Tocca la palla in fallo laterale, ci sarà la rimessa. Di Maria non concede nulla all'attaccante. Continuano a spingere. Valverde. Riceve Di Lorenzo. La gioca profonda, attenzione qui. Folland. La rete si riporta avanti grazie a questo gol. Hanno verticalizzato alla perfezione l'occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Kevin Volland. Zaccaria.
Valverde si inserisce bene e recupera. Rakitic. Tonali. Malasia. Rafael Leão. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Milan che avanza. Prova l'imbucata per il compagno. Tocco intelligente. Traversa, pallone ancora in gioco. Nulla di fatto. Ha rischiato di finire a meno 2 la Juve. A quel punto sarebbe servito uno sforzo titanico per rimontare. E i bianconeri devono ringraziare i Legni, che nell'occasione si sono sostituiti al portiere. La sventagliata a cambiare gioco. Ha cercato la soluzione con l'interno. Non era posizionato bene col corpo e questo gli ha impedito di dare il giro desiderato alla palla. Prontissima qui intanto la regia che ci mostra nuovamente il gol del vantaggio. Jordi Alba. Bremer recupera un pallone importante in attacco. Krunic ha sprecato una grande occasione da pochi passi. Ne è uscito fuori un passaggio al portiere. Ancora poco da giocare prima dell'intervallo. È stato ancora in bilico, ma la formazione ospite ha fatto qualcosa di più e non a caso è avanti nel punteggio. Il Milan è avanti e non c'è dubbio che i rossoneri hanno preparato meglio il match sotto ogni punto di vista, però questo margine non consente distrazioni. Se prendi un gol tutte le certezze se ne vanno. Folland. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Possesso recuperato. Fischia l'arbitro, manda le squadre negli spogliatoi e finisce il primo tempo qui all'Allianz. Si apre la sfida dell'Allianz. Prova i pezzi del portiere. Super parata qui. Altro pallone per Jordi Alba. È tutto solo qui Chiesa. Si supera il portiere. Sembrava un tiro a botta sicura questo. Ma ha reagito in una frazione di secondo. Occasione da non fallire. Può essere il gol del pari. C'è il gol. Frettissimo dagli 11 metri. La gioca profonda. Attenzione qui. La rete si riporta avanti grazie a questo gol. Secondi 45 che hanno preso il via, si riparte con la Juve costretta a rincorrere. Occhio alla verticalizzazione. C'è la conclusione. La respinta ma non è finita. Se la cavano senza problemi.
Bennacer, recuperano bene palla. Nelle ultime ore è circolato in rete un interessante rumor relativo a questo calciatore, qualcuno parla addirittura di una trattativa già avviata, seppur sotto traccia. Io sono certo che farà divertire i suoi tifosi, si è dimostrato un giocatore affidabile, uno di quelli che rendono felici ogni allenatore. È veramente difficile che sbagli un colpo ed è normale che altre squadre si siano interessate a lui. Da qui però darlo già con le valigie in mano ne corre. Jordi Alba. Ci sarà la rimessa per la Juve. Juve che manda in campo due giocatori freschi. Con il numero 22, Angel Di Maria. E con il numero 21, Ivan Rakitic. Dentro, con il numero 17, Filip Kostic. E con il numero 25, Bremer. Trova Rabiot. Lo lascia sul posto qui. Lascia partire il tiro. Respinge la conclusione allontana. Corner importante, potrebbero pareggiare i conti se lo sfruttano dovere. I tifosi capiscono il momento e aumentano il numero dei decibel. Sceglie il tocco corto. Può andare nello specchio. Una grandissima parata questa. Ancora un calcio d'angolo. La gioca vicino. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Chiesa. Intervento deciso. Ecco Zaccaria. Rabiot usa il fisico per tenere a distanza l'avversario. Kostic capisce tutto e recupera un pallone complicato. Percentuali di possesso palla fin qui non esaltanti per il Milan. La scelta però è ben precisa. Vogliono lasciare l'iniziativa agli avversari e poi sfruttare gli spazi di ripartenza. E fin qui è andato tutto bene. Probabilmente il tecnico ha preferito attendere perché fossero gli altri a scoprirsi, per poi colpirli in contropiede. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. È in buona posizione. Sceglie la corsia interna. Va in porta. Grande parata. Che riflesso. C'è il cambio, la sostituzione nel Milan. Entra con il numero 11 Anthony. Palla in area di rigore. Colpo di testa impreciso, palla sopra la traversa. Ha fatto un ottimo lavoro per crearsi questa occasione. Peccato che poi non sia riuscito a tenere più basso il pallone. Rabiot. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Van Bissaka intercetta il lancio e riconquista il pallone. Provano ad avanzare.
ha rischiato, ma è un grande intervento. Fatica a tenere il pallone. Non c'è più molto tempo a disposizione per la formazione di casa, Pier. E il pubblico capisce il momento difficile, aumenta l'intensità della spinta. Ultime chance per la Juve per evitare il KO, vediamo cosa combinano. Entra bene sul pallone che finisce in palo laterale. Ultimi minuti di sofferenza per gli ospiti, per loro sarebbe veramente una beffa vedersi sfuggire la vittoria a questo punto. Risultato che premia fin qui gli sforzi del Milan. Sono meritatamente in vantaggio, ma ci vuole il colpo del KO per chiuderle ed evitare possibili sorprese in questo finale. Perché la stanchezza potrebbe essere un fattore determinante. Le energie diminuiscono e aumentano invece le speranze degli avversari per riaprire il match. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Jordi Alba, bravissimo qui, ha recuperato un buon pallone, libera l'area qui, possibilità per il contropiede, occhio qui al contropiede, tornano in possesso palla grazie a un ottimo lavoro difensivo. Recupero palla determinante, potevano andare veramente in porta qui. Possono chiuderla qui, se sfruttano a dovere questo tiro dalla bandierina, salgono anche i difensori. Cambi da una parte e dall'altra. Dentro con il numero 26, Marco Piazza. Sostituzione per il Milan. Esce dal campo con il numero 26. La mette in mezzo. Ha provato a battere il portiere, ma il pallone è finito largamente sul fondo, su questa girata di testa. Una grossa chance qui, attenzione, ha segnato il Milan, una conclusione che non ha lasciato scampo al portiere. È finita con la gioia della squadra ospite che si porta a casa i tre punti. Aggiungono tre punti preziosi alla loro classifica. Non è stata una partita facile, ma l'importante è che sia arrivata la vittoria. Si comincia con il Milan in possesso di palla. Prova i pensieri del portiere. Super parata qui. Altro pallone per Jordi Alba. È tutto solo qui Chiesa. Si supera il portiere. Sembrava un tiro a botta sicura questo. Ma ha reagito in una frazione di secondo. Occasione da non fallire. Può essere il gol del pari. C'è il gol. Freddissimo dagli 11 metri. La gioca profonda. Attenzione qui. La rete si riporta avanti grazie a questo gol. Lascia partire il tiro, respinge la conclusione e allontana. Può andare nello specchio. Una grandissima parata questa.
Ancora un calcio d'angolo. Va in porta. C'è il cambio. Colpo di testa impreciso, palla sopra la traversa. Ha fatto un ottimo lavoro per crearsi questa occasione. Peccato che poi non sia riuscito a tenere più basso il pallone. Ha segnato il Milan. Una conclusione che non ha lasciato scampo al portiere. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro. Vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Saluto agli amici all'ascolto, buone notizie almeno dal punto di vista del meteo, perché è veramente una serata gradevole, non c'è una nuvola. Come c'è ovviamente Lelio Adani, che saluto e che è già pronto, prontissimo per il commento tecnico. Riflettori puntati sulla UEFA Champions League con questo incontro della fase di qualificazione. Pronte a darsi battaglia Dinamo Kiev e Milan. La fase a gironi rappresenta il primo scoglio verso traguardi più importanti, perché sono partite capaci di esaltare ma anche di riservare amare sorprese. Cos'è fondamentale? È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. Una delle chiavi della sfida potrebbe essere il pressing sistematico sul portatore di palla, viene adottato con continuità per impedire le ripartenze avversarie. Tattica incredibilmente efficace se portata con i tempi e i modi giusti, Pier, ma che rischia poi di trasformarsi in un boomerang se non c'è la giusta coordinazione dei movimenti da parte di tutta la squadra. Insomma, l'impressione, le scelte del tecnico rossonero. 4-3-3, il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Sfida valevole per i gironi della UEFA Champions League. Krunic, Bennacer, Rafael Leão. Prova con questo lancio in verticale. Provvidenziale l'uscita del portiere qui. Malasia, Rafael Leão, l'appoggia su Folland, perdono il possesso del pallone. Kevin Folland è fra i nomi caldi di questo match e può essere determinante. È un direttore di gara che interrompe il gioco dopo pochi minuti. Arriva il giallo che potrebbe condizionarlo, vedremo. Ora dovrà stare ancora più attento ad affrontare il tackle. Basta niente per finire sotto la doccia.
Possesso palla recuperato. Sigankov. Bennacer. Ha spazio per andare. Occasione per il vantaggio. Pollan. Grande intervento del portiere. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Malassia. L'appoggia su Folland. Occhio a questo lancio. Attento a quel portiere, si tuffa e sventa la conclusione. La mette in area. Portiere fantastico su questo colpo di testa. Ha salvato il risultato. Una parata che vale quanto un gol. Bravo qui il difensore che allontana. C'è il movimento dei compagni. Conclusione completamente sballata che termina fuori. Erroraccio, Pier. Da quella distanza era lecito attendersi molto di più. Le immagini della Goal Line Technology ci mostrano come il pallone non avesse varcato completamente la linea bianca. Giusto dunque non convalidare la rete. Si era visto anche dal campo che la palla non era entrata. Meglio però esserci tolti l'ultimo dubbio. Ingaggia un bel duello per far salire la squadra. Ferma l'attacco intercettando bene la traiettoria. Buona qui la lettura del difensore. Il Milan sta dominando in questi ultimi 15 minuti. Se continuano così, prima o poi il gol arriverà, Pier. Devono solo pazientare in attesa del momento giusto per affondare il colpo, oltre chiaramente a cercare di migliorare la precisione in fase conclusiva. Valverde la tiene e fa salire la squadra. Ferma l'avversario, palla in fallo laterale. Può inquadrare la porta. C'era solo la potenza qui, la Milano. Perde palla. La spinta rossonera lungo la fascia. La mette in mezzo qui. Pallone docile tra le braccia del portiere. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. Gioco fermo, c'è l'offside. A velocità normale qualche dubbio c'è. Rafael Leão. Krunic. Occhio all'avanzata del Milan. Valverde. Il portiere blocca senza problemi.
prova ad aprire verso il compagno. Occhio al cross nel mezzo, palla che viene intercettata. Palla verticale di Zigankov. Ottimo l'intercetto che frena un'azione interessante. Tonali, Krunic, Malasia, Bennasser, Valverde, riceve Di Lorenzo. Grande tackle difensivo. C'è un'ottima rete di passaggio. Ruba bene palla. Ci sono metri per andare. Chance per passare in vantaggio. Decisivo il contrasto per impedire all'attaccante di tirare. Arriva il segnale di chiusura alle prime 45 con le squadre che vanno al riposo. Arriva il giallo che potrebbe condizionarlo, vedremo. Ora dovrà stare ancora più attento dopo. L'appoggia su Folland. Occhio a questo lancio. Attento a quel portiere, si tuffa e sventa la conclusione. Conclusione completamente sballata che termina fuori. Erroraccio, Pier. Da quella distanza era lecito. Può inquadrare la porta. C'era solo la potenza qui, la Milano. Secondo tempo valido per i gironi di UEFA Champions League, appena cominciato. Perdono banalmente il pallone. Riconquista un pallone importante. Provano a inaridire le fonti di gioco avversarie. Rafael Leão. Krunic, lancio con i giri giusti, ha sfoderato una parata super qui per salvare la sua porta. Queste occasioni di solito si tramutano in gol, Pier. Stavolta però il portiere ha avuto la meglio. Fa il suo ingresso in campo dalla panchina. Palla verso il centro dell'area. Senza problemi il portiere su questo colpo di testa. Non deve perdere la testa. Grande appuntamento in arrivo qui su ATV, una delle gare più attese della stagione. Ho visto in azione entrambe. Ammetto di essere rimasto sorpreso dalla qualità del loro gioco. Speriamo possano darcene una dimostrazione anche nella prossima partita. La legge bene e intercetta. Si ripartirà dunque con il calcio di punizione contro il Milan. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Questo è un pallone importante in attacco. La tiene senza problemi, vediamo.
Krunic. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione per il Milan. Arriva il momento del cambio. E il portiere recupera il pallone. Lo ferma, ma non controlla. Holland 1-0, hanno capitalizzato il loro possesso palla e la loro pressione col gol del vantaggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Recupera palla e fa ripartire l'azione. Cerca il corridoio. Tira respinto dal difensore. Stanno mostrando parecchie difficoltà in fase di impostazione, Pier. La manovra è poco fluida, non riescono a liberarsi bene per concludere la rete. Serve un cambio di passo se vogliono creare problemi alla difesa e trovare... Pier, qui può far male? E c'è il gol! E raddoppia la loro situazione di vantaggio. Qui ha potuto colpire da pochi metri. Il portiere non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Attenzione, ci sono novità sul match del Bruges, andiamo a sentire. Seconda rete della partita per il Club Bruges. Rete messa a segno da Skov Olsen. Ha sfruttato al meglio l'intervento goffo del portiere e l'ha messa dentro. Punteggio che ora è sul 2-1, il minuto è il 72. Grazie. Passaggio da dimenticare, palla alla squadra avversaria. Lascia partire il cross. Non bene qui il difensore, attenzione. Palla che è finita abbondantemente fuori. Questo tentativo è da dimenticare. Bisogna mirare meglio. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. C'è il recupero del pallone. Palla in fallo laterale. Brutto passaggio e pallone regalato. Guadagna metri. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Ottima lettura, recuperano il pallone. La gioca Zigakov. Recuperano bene il pallone. Va in verticale, non male l'idea.
impazzita Ishvili. Grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Tiro ribattuto, prova a calciare, grande parata, super portiere. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Cerca il filtrante per aprire la difesa. Bravi qui a bloccare tutto. Interviene bene il difensore sul cross. Tecnico dei rossoneri che inserisce forze fresche. Va direttamente in area. Occasione che svanisce, restano solo gli impianti. Palla intercettata, nuovo possesso. Deviazione aerea, palla fuori anche per merito del difensore. Gara che andrà avanti per almeno altri 3 minuti. Ben posizionato qui, recupera il pallone. Ci mette il corpo. Odriozola. Non c'è più tempo, finisce qui la gara con successo della squadra ospite. Una vittoria di carattere arrivata al termine di un match, insomma. Un successo che dà grande morale per affrontare con rinnovato entusiasmo i prossimi impegni, ci voleva proprio. L'appoggio su Folland. Occhio a questo lancio. Attento a quel portiere, si tuffa e sventa la conclusione. Conclusione completamente sballata che termina fuori. Erroraccio, Pier. Da quella distanza era lecito... Può inquadrare la porta. C'era solo la potenza qui, la Milano. Lancio con i giri giusti. Folland. Folland. 1-0, hanno capitalizzato il loro possesso palla e la loro pressione col gol del vantaggio. Pier, qui può far male? E c'è il gol e raddoppia la loro situazione di vantaggio. Palla intercettata, nuovo possesso. Deviazione aerea, palla fuori anche per merito del difensore.